Buongiorno, benvenuti a Tre Domande Con. Io sono il dottor Michele Spaccarotella e faccio questo breve video introduttivo per parlarvi di questo format che abbiamo pensato insieme all'associazione Integralmente per parlare dell'uscita di un libro nello smartphone di Narciso a cura di Angelo Pennella, edito da Mimesis. E in questo libro vengono affrontati temi come il narcisismo, l'identità e le relazioni al tempo del web. Spero che i video siano piacevoli e che possano essere fonte di stimolo e di riflessione anche in vista dell'acquisto del libro. Un saluto e a presto. Eccoci oggi con il professor Angelo Pennella nel nostro appuntamento Tre Domande Con. Benvenuto, professore. Grazie. Allora, il professor Angelo Pennella è psicologo, psicoterapeuta e professore di psicologia clinica nella scuola di specializzazione di psicologia della salute ed è inoltre il curatore del testo del quale stiamo facendo le interviste, ovvero Nello smartphone di Narciso, sempre edito da Mimesis. Allora, professore, io partirei con la prima domanda. Lei è già stato curatore e autore in realtà di altri due testi, mi viene in mente quello sull'umorismo per Screen Press, oppure il testo sulla dissociazione edito da Franco Angeli. Questo invece è un testo diverso dagli altri. Nonostante ciò, io so che lei ha sempre una sorta di filo logico che unisce, no, i volumi che cura. Nel caso di questo, qual è il filo logico che attraversa nello smartphone di Narciso? Beh, nello smartphone di Narciso abbiamo intrecciato due temi di estrema attualità. Allora, da un lato la rete, internet, il cosiddetto web 2.0 e dall'altro il tema del narcisismo. Per quanto riguarda il digitale, allora credo che sia abbastanza evidente a tutti noi che ci troviamo in un'epoca di grande trasformazione, anche in modo molto rapido. Quello che si sta modificando è la realtà, quella che noi definiamo come la realtà, e che probabilmente ci colloca in un'epoca in cui forse quella attuale, l'ultima generazione che potrà distinguere esperienze di vita offline ed esperienze di vita online, riuscendo in qualche modo a marcare delle differenze. Di fatto, cosa sta accadendo? Ci troviamo a vivere in un'epoca in cui la realtà è una realtà ibrida, aumentata, a volte immersiva, una realtà on life, per dirla con Luciano Floridi, in cui il digitale c'è addosso, è sempre con noi, con le persone. Il digitale è presente per le strade, nei negozi, nei luoghi di lavoro, negli ospedali. Facciamo un esempio tratto dalla vita quotidiana per intenderci. Allora, immaginiamo un gruppo di amici che stanno mangiando una pizza. Allora, apparentemente noi abbiamo una serie di persone intorno a un tavolo e queste persone condividono una porzione dello spazio-tempo in quel momento, precisamente in quel momento. Ma se li guardassimo con maggiore attenzione, specialmente se si trattasse di persone sui 30 anni, allora noi vedremmo alcune cose. Alcuni di questi, per esempio, stanno rispondendo a una telefonata, altri stanno chiacchierando mentre stanno postando una foto su Instagram, altri ancora, per esempio, rispondono ad un messaggio di un amico che si trova altrove attraverso un sistema di messaggistica istantanea. Oppure altri stanno accanto
ma stanno condividendo un'immagine, una fotografia, un selfie fatto in quel momento e lo stanno condividendo entrambi su una stessa piattaforma, su uno stesso social network. Allora, la domanda è: ma quel gruppo di persone in quale realtà si trova? Dove si trova? Allora, a questo punto qui i richiami sono due. Da una parte, questo esempio ci riporterebbe alle riflessioni di Bollas e al fatto che effettivamente, qui richiamo al libro precedente, in cui noi siamo in una realtà, tra virgolette, in cui i processi dissociativi sono costanti, sono normali. E quindi quelle persone sono contemporaneamente in quel luogo, in quello spazio, ma anche in altri luoghi, in altri spazi. Ma il secondo richiamo di questo episodio ci porta a riflettere sui livelli multipli di realtà. Questa è una citazione ad Arnold Model, ma una realtà che però non è scissa, non è suddivisa, è una realtà in cui questi diversi livelli sono compresenti, sono continuamente intrecciati tra loro. Ed è questo quello che sta accadendo, tornando al discorso della rete, di internet e della digitalizzazione. Stiamo arrivando in una realtà in cui i livelli multipli di realtà sembrano sempre più intrecciati. C'è da aggiungere però anche un altro aspetto. Nel senso che noi ci culliamo con l'idea che gli strumenti che noi creiamo siano degli strumenti neutri. Ci diciamo che in fondo gli oggetti possono essere usati bene o male. In realtà Marshall McLuhan ha segnalato ormai qualche decina di anni fa che gli strumenti tecnologici, quelli che noi sviluppiamo per interfacciarci con l'ambiente, in realtà non sono mai neutri e incidono su chi li produce, sul creatore. E a questo punto la domanda che noi ci dobbiamo porre in quanto psicologi, ad esempio, è in che modo questi strumenti che noi stiamo sviluppando modificano, per esempio, i processi di costruzione dell'identità, modificano il nostro modo di pensare, il nostro modo di stare all'interno delle relazioni. Il punto, altro punto interessante, è che tutto questo non avviene in un vuoto sociale, in una cultura così anch'essa un po' neutra, ma esprime e rinforza una cultura particolare, quella che Christopher Lasch definì come la cultura del narcisismo. Allora, a questo punto ci rendiamo conto che basta una semplice osservazione, una semplice rassegna del web, delle app, in modo particolare dei social network e del successo che hanno avuto. Basti pensare a Facebook piuttosto che a WhatsApp, nonostante le loro differenze, o a Instagram o a TikTok per vedere qualcosa di un po' più recente. Basta pensare a questi sistemi, a queste strutture per renderci conto che le loro architetture e le loro modalità d'uso tendono ad elicitare in chi le usa dei bisogni e degli atteggiamenti di tipo narcisistico, colludendo in qualche modo proprio con quell'assetto narcisistico, con quella cultura del narcisismo che sembra caratterizzare il mondo occidentale in questi ultimi ormai decenni. Tornando quindi alla domanda, allora, quali sono i collegamenti tra web e narcisismo e perché intrecciare questi aspetti? Perché innanzitutto è una semplice constatazione. In qualche modo il web è stato strutturato all'interno di una cultura che valorizza alcuni bisogni, alcune caratteristiche, li enfatizza. Il nostro bisogno di relazione, di rapporto con l'altro, è stato incapsulato e ha ottenuto come risposta non una sollecitazione alle relazioni in presenza, ma alle relazioni in un ambito virtuale. Ha ottenuto come risposta attraverso alcune app la possibilità di instaurare relazioni in tempi rapidissimi, bypassando per esempio la fase di conoscenza, che è quella più frustrante nelle relazioni interpersonali in presenza,
per poi anche concedere la possibilità di interrompere il famoso ghosting, nel senso le persone che spariscono possono interrompere le relazioni da un momento all'altro senza assumersi neanche la responsabilità di dire all'altro perché quella relazione si sta concludendo. Per quanto riguarda invece i suoi contributi, oltre all'introduzione, ne sono presenti due. Uno di questi ha un titolo sicuramente particolare, intrigante, che si chiama Dal Golem al Matrix, note sul narcisismo digitale. In che modo, collegare il Golem al narcisismo e perché ha scelto questo titolo così accattivante? Innanzitutto perché la figura del golem ci può dare degli spunti, appunto in questa logica dell'intrecciare, del collegare le cose. Allora, che cos'è il golem? Beh, innanzitutto è una figura mitica della cultura ebraica. Il termine golem compare un'unica volta nelle Sacre Scritture ed è traducibile in italiano come informe embrione. Pare che sia stato detto, secondo la tradizione talmudica, sia stata un'espressione che Dio utilizzò rivolgendosi ad Adamo nel momento in cui ancora era solo un corpo. Una materia priva d'anima. Il golem in sostanza era un essere antropomorfo, prodotto con acqua e argilla, qui il richiamo alla creazione divina mi sembra abbastanza evidente, e privo di anima, incapace di parlare, di pensare o di provare emozioni, ma dotato di una forza sovrumana, di una capacità quindi di agire in modo estremamente consistente. E il suo obiettivo, il suo fine era quello di proteggere, o almeno avrebbe dovuto essere quello di proteggere il popolo ebraico dai suoi persecutori. Il golem nella sua costruzione può così essere l'esito di una serie di operazioni diverse, ma la costante è sempre l'utilizzo del linguaggio, delle parole e di una complicata sequenza di, appunto, di espressioni linguistiche. In una delle storie più note del Golem, il rabbino che voleva dare vita appunto al Golem crea questa forma antropomorfica. E scrive sulla fronte del golem la parola Emet, che vuol dire verità. Per bloccare il golem, il rabbino avrebbe dovuto togliere una lettera e trasformare la parola in Met, che vuol dire morto. Ma che cosa ci segnala il golem, la figura del golem? Beh, innanzitutto è evidente che il golem chiarisce, evidenzia le capacità creative dell'uomo, la possibilità che l'uomo ha sempre manifestato di creare strumenti, tecniche che possano consentirgli di controllare la realtà. Ma il golem evidenzia anche un'altra cosa, il fatto che la sua nascita, il suo sviluppo in qualche modo si origina dalla fragilità del creatore. L'esistenza stessa del golem evidenzia cioè il fatto che l'uomo non può rispondere direttamente alle minacce, al pericolo, ha necessità di un mediatore, appunto che è questo suo servitore assolutamente potente. Quindi da una parte il golem evidenzia la capacità creativa, produttiva dell'uomo, dall'altro evidenzia la sua fragilità, ma evidenzia anche un desiderio di potere nei confronti della realtà, il desiderio di cancellare i limiti e i vincoli che la realtà gli pone. E a questo punto il golem rappresenta che cosa in fondo? Rappresenta la difficoltà di venire patti di confrontarsi con le nostre inadeguatezze. Allora, qual è il collegamento innanzitutto con il web, con la rete? Beh, effettivamente in termini analogici noi potremmo dire che il web è un po' il nostro golem.
Il web e tutte le app, appunto, che noi utilizziamo ci consentono di soddisfare in tempi molto rapidi i nostri bisogni. Vogliamo avere, non so, una cena a casa, una pizza a casa? In realtà tramite il web riusciamo ad averla rapidissimamente, ma anche degli oggetti. Abbiamo necessità, non so, di una sedia, di un lume, di qualcosa, nel giro di poche ore, al massimo di qualche giorno. L'oggetto ce lo troviamo recapitato a casa. Per non parlare poi dei libri, noi abbiamo desiderio di leggere un libro, non abbiamo più necessità di vestirci, uscire, andare in libreria, ordinarlo, il libro ce l'abbiamo subito. Allora basti pensare, io ho scherzato nel mio contributo parlando di Alexa, ma Alexa è un po' il genio della lampada che è sempre pronto a risponderti e a gratificare i tuoi bisogni. Faccio un unico cenno ad un aspetto che io ho cercato di approfondire in questo contributo, che riguarda la contrazione dei tempi. Le app, qualunque si siano, e internet, si fonda sull'idea di contrarre, ridurre i tempi dell'attesa, di contrarli a tal punto che essi possano addirittura sparire. Il problema è che, da un punto di vista psicologico, l'attesa è la culla del pensiero. Attraverso l'attesa noi riusciamo, per esempio, a elaborare le nostre idee, le nostre rappresentazioni, a coltivare le emozioni, a pensare all'oggetto che ci sarà ma che non c'è. Quindi ci confrontiamo con il vuoto, l'assenza e il pensiero in quanto sostituzione dell'oggetto assente, in qualche modo viene ad essere intaccato. Però non voglio spoilerare il contributo perché effettivamente è molto più articolato di questi cenni che vi sto facendo, ma penso che l'immagine del Golem possa essere una chiave di lettura per le cose che stiamo osservando tutti i giorni attraverso il web e attraverso le app. Allora, prof, per concludere questo nostro incontro di oggi, mi sento di essere un po' provocatorio nei suoi confronti, visto che sia il curatore che l'autore di più contributi, come abbiamo detto prima. In realtà di libri o testi che trattano l'argomento del narcisismo e del digitale, sono molto diffusi. Perché i nostri ascoltatori dovrebbero acquistare nello smartphone di Narciso? Ma credo che ci potrebbero essere due motivi essenziali. Il primo che condividiamo con altri libri ed è la fruibilità del testo. Il testo è molto leggibile, alcuni passaggi sono direi anche molto affascinanti per i riferimenti che gli autori ci propongono. Nel senso che le osservazioni, le riflessioni che vengono fatte fanno sempre continuamente dei rinvii. All'arte, ai quadri, il contributo dei Barbieri, per esempio, collega il selfie, che è l'oggetto del suo lavoro, con gli autoritratti pittorici. E, oppure il riferimento di Paola Canari a un film molto intrigante, rispetto al rapporto con il digitale. Quindi diciamo che la lettura è molto fruibile, ma non per questo superficiale né scontata. Il secondo motivo è legato al fatto che il libro in realtà propone un percorso che ci porta dallo scenario, come dicevo, dal contesto alla stanza di terapia. Quindi con una serie di attraversamenti, questo è il termine utilizzato per le due sezioni del libro, e nella seconda c'è un caso clinico, c'è una situazione clinica in cui quello che è stato detto, termini un po' più generali, forse un po' più teorici, viene commentato, indicato, evidenziato nel caso presentato appunto da una collega e che viene discusso da un gruppo di colleghi che ci consentono di cogliere concretamente molte delle cose che a livello più teorico, se volete, più generale, in qualche modo è stato illustrato, sono stati illustrati nella prima parte. Ok, allora intanto la ringrazio per essere stato ospite appunto
dell'incontro di oggi. Do l'appuntamento agli ascoltatori alle prossime interviste e ovviamente li aspettiamo in libreria online e non con nello smartphone di Narciso. A presto!